Ragazzi, ma è normale che con una così bella giornata di sole i villici stiano letteralmente in castigo dietro un camino? Va bene, un giorno risolveremo anche questo quesito. Intanto, bentornati sul canale, sono Nex e siamo assieme in un nuovo video di Minecraft. E questa volta siamo nella versione 1.19 per rivedere assieme tutte le cose che metteranno in questa nuova versione e soprattutto come fare a trovare i nuovi biomi, i nuovi mostri e anche le città antiche. Quindi, signor Pollo, glielo dica anche lei che sarebbe spettacolare se lasciassero un bel mi piace. Glielo dica, signor Pollo, non lei, signor Pecora, signor Pollo, glielo dica, per favore. Glielo di... Ok, il pollo non sembra fregargliene qualcosa, però se volete lasciare un bel mi piace al video e magari iscrivervi al canale, mi fareste felice, soprattutto perché oggi mi farò sbranare dal Warden solo per la scienza e ciò devo dire che mi turba un pochettino. Ma con ciò non perdiamo neanche troppo tempo perché gli argomenti sono tanti e partiamo col primo, ovvero le paludose mangrovie. Perché con il nuovo aggiornamento abbiamo una nuova palude di mangrovie con annesse piante di mangrovia che ci forniscono, tanto per cominciare, dei materiali nuovi di costruzione. Se vado a scrivere mangrovie, abbiamo un sacco di materiali nuovi come assi di mangrovia, lastre di mangrovia. Abbiamo le botole, le porte, le pedane a pressione, pulsanti, addirittura una nuova meccanica, ovvero la barca sulla... Eccola, aspetta che la spawno. La barca, sì, sulla cassa che stavo per dire. La cassa sulla barca che può essere estremamente utile per le esplorazioni. Quindi io direi di andare subito a vedere dove si trova la palude delle mangrovie e come fare ad arrivarci. Noi ovviamente lo facciamo in maniera abbastanza lollosa, ma il modo per identificare il bioma sarà facilissimo e ora vi mostrerò come fare. Intanto noi ci andiamo direttamente, così facciamo prima. Allora, siamo esattamente sopra una palude di mangrovia, guardate, esattamente una palude che ha come prima cosa un nuovo blocco anche per le fondamenta, perché non abbiamo la terra ma abbiamo il fango, che anch'esso può essere creato molto facilmente, ma lo vedremo più tardi. Intanto concentriamoci su queste piante di mangrovia che ci danno un tronco nuovo e altri item come vi ho mostrato prima nell'inventario, con le assi, le botole, eccetera eccetera eccetera. Questi biomi di mangrovia spawnano naturalmente o vicino a, vedete, oceani caldi con un mare caldo, oppure vicino a zone umide. In questo caso abbiamo un'altra palude classica che è considerata bioma umido, oppure bioma caldi, che sono ad esempio il bioma della giungla. Ora, se ci avviciniamo, dovremmo trovarlo abbastanza facilmente, una roba del genere. Fatemi vedere. Ok, può essere o uno o l'altro. Ovviamente se non c'è la giungla, abbiamo comunque a fianco il bioma umido, che è la palude, e il bioma caldo temperato, che è quello dell'oceano. Questi sono i principali particolari a cui fare attenzione se cerchiamo un bioma del genere. Se abbiamo questa combinazione, o magari, come dicevo prima, c'è una giungla, è capace che a fianco troviamo una palude di mangrovie con annesso pavimento, chiamiamolo pavimento o terreno, fatto di fango, un nuovo materiale che viene con la versione 1.19. È molto facile ottenere il fango e poi vi mostrerò anche un modo molto figo per trasformare questo fango in argilla. Come prima cosa ci serve della terra, esattamente la possiamo fare in questo modo, dato abbiamo la creativa, posso fare quello che voglio. Facciamo un bel pavimento di terra. Ci prendiamo una bottiglietta d'acqua lanciabile, si chiama ampolla d'acqua, scusate, ampolla d'acqua, che possiamo tirarla. Gliela tiriamo sopra e i blocchi, come vedete, diventeranno da terra a fango, che come dicevo prima costituisce il naturale terreno delle mangrovie. Ah già, dimenticavo, poi anche sulle mangrovie nascono le rampicanti, perché è un po' come la giungla alla fine. Comunque non è tutto, perché vi ho parlato anche di argilla, e tramite il fango possiamo ottenere l'argilla in maniera molto, diciamo, stupida, perché ci basterà avere una zona così, ci basterà avere il fango sopra a una dripstone, che qua si chiama speleotema, ok? Ci basterà mettere uno speleotema sotto alla dripstone e potremo tranquillamente trasformare il fango in semplice materiale argilloso, poiché la dripstone, diciamo, asciugherà il blocco rendendolo appunto argilla. E ora, poiché abbiamo parlato di biomi, mangrove eccetera, vorrei mostrarvi anche gli oggetti, perché prima ve ne ho parlato in maniera abbastanza sintetica, ma adesso vorrei approfondire anche meglio come sono fatti, perché abbiamo le porte e anche, devo dire, le botole, che sono molto carine. Ora faccio anche una staccionata per far vedere un pochettino com'è il tutto. Ci prendiamo anche il propagulo di mangrovia e le assi, eccole qua. Abbiamo il tronco classico, poi c'è anche quello scortecciato, non ve li mostro tutti, ma bene o male è quello che vediamo sulle piante. Questo è il tronco classico della mangrovia. Abbiamo gli scalini, che sono, sembrano fatti appunto di legno marcio o legno sporco di fango. Abbiamo dunque la porta, che potrebbe essere anche la porta della casa di Shrek, perché ovviamente viveva nella palude e il colore è quello essenzialmente. Abbiamo anche un'altra botola che è molto carina, con un buco centrale. Una staccionata o recinzione se siete su Bedrock Edition, tanto non so perché cambiano nome da una versione all'altra, ma va bene uguale. Non è malvagia, ma sì, c'è sempre il colore che, boh, mi fa un pochino schifo, ma sarà il fatto che è paludosa, quindi devo anche farmelo andare bene. E poi pulsante, che comunque è la stessa medesima cosa. Ah, non ho visto il cancelletto, aspettate, scusate, il cancelletto che è qualcosa di... No, non cambia niente, è semplicemente una texture diversa da quelle che abbiamo visto solitamente nelle classiche staccionate. E il pulsante, anche questo, non ha un design particolare, è in linea con il resto del
il tronco, un po' come per l'abete, per la quercia, eccetera, eccetera, eccetera. Ah, già, e poi c'è il propapulo, il propagulo, che è questa cosa decorativa, un po' come i cetrioli di mare che decora, e è un propagulo di mangrovia, non possiamo aspettarci troppo da un arbusto così, cioè, però comunque è carino, dai, insomma, secondo me anche per terra fa il suo occhio, anche se si andrà a camuffare con l'erba. Comunque, già che siamo nella zona o bioma delle mangrovie, abbiamo un nuovo mostro o un nuovo animale che si genera in questo bioma, ed è la rana. Adesso spero di trovarne, altrimenti ne spawno io, ma dovrebbero esserci un paio di rane qua. E queste nuove rane spawnano in tre diversi colori a seconda del bioma in cui noi siamo. Ora, cos'è un propagulo? Cos'è questo coso? È un propagulo, bellissimo. Allora, signore rane, ci siete o vi devo spawnare io? Signore rane, vabbè, allora, le spawniamo noi perché vedo che non appaiono. Non so perché, non sono in sciopero le rane. Lo sciopero delle rane, oppure sono andate a fare la riunione di condominio. Va bene, prendiamo una rana e la andiamo a mettere per terra a vedere cosa succede. Abbiamo le rane che spawnano nel bioma della mangrovia, della palude della mangrovia, e sono, come vedete, rane grigie. Ma il loro colore cambia se noi cambiamo bioma, perché se andiamo ad esempio nella palude classica e le spawniamo, saranno arancioni e non più grigie. E un'altra cosa incredibile è che accoppiandole e facendole fare i girini cresceranno del colore del bioma in cui noi le alleviamo. Perché se nascono ad esempio da due rane arancioni, ma crescono in un bioma paludoso delle mangrovie, da grandi saranno delle rane grigi e non arancioni. Ma ora la domanda principale è: come faccio a fare i girini? Cosa mangiano queste rane? Perché non ci sono le zanzare che si possono sbaffare. Infatti queste rane hanno la peculiarità di mangiare le palle di slime, queste cose qui, che possiamo utilizzare per farle accoppiare. Ad esempio uno e uno, due, vediamo se riusciamo a farle fare le uova, ma devono essere in mezzo all'acqua. Spero le facciano ugualmente, vediamo se si accoppiano. Cos'è wifi? Si accoppiano wifi, non ho capito. Comunque, per farle accoppiare e fare le uova devono essere in mezzo all'acqua. Vediamo se adesso ci riusciamo. Facciamo uno, facciamo due. Fermi. Vediamo se ce la facciamo. In mezzo all'acqua dovrebbero generare, fate vedere, le uova. E sì, ce la fate da copiare. Eccole, perfetto. Le uova di rana che diventeranno girini. E una volta schiusi i girini, potremo anche catturarli con un secchio pieno d'acqua. Perché se controllate e facciamo secchio, abbiamo qua, come vedete, un secchio con il girino. E dato che ci vuole tantissimo tempo perché si schiudano, vediamo di crearcelo noi il girino, così vi mostro un attimo com'è. Questo è il girino che nasce dalle uova. E se questo, ad esempio, come dicevo prima, lo alleviamo là in fondo dalle mangrovie, avremo una rana grigia. Ma prima vi ho parlato di tre colori e noi attualmente ne abbiamo visti solamente due. Beh, il tutto è perché la terza, la rana verde, è la più rara tra le rane, perché non è possibile spawnarla se non facendo allevare il girino in un determinato bioma. Ad esempio, se noi ce ne andiamo al fresco, quindi locate, facciamo bioma e andiamo in ice, non mi ricordo come si chiama, ice spikes, andiamo qua in mezzo, esattamente nei ghiacciai, alleviamo un girino in questo bioma, lo avremo da adulto di questo colore, guardate, esattamente una rana verde. Non è possibile generarle automaticamente in questo bioma perché nel bioma ghiacciato non nascono le rane, però se facciamo questa operazione col secchio potremo avere una rarissima rana verde. Ma ora guardiamo assieme come si nutrono le rane. Beh, è molto facile, basta prendere uno slime oppure un blocco, un cubo di magma, quindi cubo di magma, eccolo qua. Dobbiamo cercare di farli diventare piccolini, quindi prendiamo una spada perché sennò è veramente un casino, se sono troppo grossi la rana è impossibile che li riesca a divorare. Or dunque, buttiamo giù una rana, andiamo a spawnare uno slime, dammelo piccolino, no è enorme, vabbè, facciamo così lo stesso, andiamo a dividerlo, diventate quattro piccoli slime per favore, perfetto, e la nostra rana comincerà a cibarsi di questi slime, vedete, comincerà a cibarsi di loro dandosi delle palline di slime che noi potremo utilizzare anche per nutrire lei e in alternativa, come vi ho mostrato prima, anche per fare i girini. Mangia tutto, signora rana, molto 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 brava. Bene, quindi abbiamo capito come si nutrono le rane, ma ho preso anche il cubo di magma. Il cubo di magma con la rana reagirà diversamente perché non avremo dalla rana una palla di slime, ma diversamente da questo, vediamo se la riesce a prendere. Valla a prendere, prendilo, dai signora rana, venga qua, signora rana, venga a prendersi questo blocco di magma, perfetto, l'ha visto, guardate, andrà a spawnare esattamente lei, la nostra incredibile e nuovissima lanterana verdeggiante, che sarà molto simile a una lanterna marina, ma ce la produrrà la rana mangiando il cubo di magma. E ci sono diverse lanterane, se ci fate caso, a seconda del tipo di rana che mangia il cubo di magma. In questo caso avremo la perlacea, se sarà una rana grigia a mangiare il cubo di magma. Ne avremo una ocra, se sarà quella arancione, o nel nostro caso abbiamo avuto quella verdeggiante, perché la rana che ha mangiato il cubo di magma era una rana verde. Ma purtroppo ci sono storie che non hanno un lieto fine, come quella dei girini, perché purtroppo così piccoli e indifesi hanno un nemico, e il nemico si chiama Axolot, perché il nostro amatissimo e bellissimo Axolot si nutre di girini, e quando li vede non può far meno che rincorrerli e papparseli. Oddio, questo, ecco, dovete stare in acqua per favore, state, ok, sì, non so quanto vi possa consigliare di stare in acqua perché lui vi sta mangiando, però è il ciclo della vita, l'Axolot si mangia i girini, quindi se ne allevate uno vicino a una rana fate in modo che non si incontrino mai, altrimenti potrebbe essere un guaio. Addentriamoci nell'oscurità della 1.19 parlando del bioma Deep Dark, che è stato aggiunto proprio nella versione 1.19 e si può trovare facilmente sotto le montagne, sotto le colline. Quando abbiamo di fronte una struttura del genere o una zona montuosa, sappiamo che è molto probabile che nelle sue fondamenta ci sia il Deep Dark. E per chi non sapesse quanto profondo
mondo, beh, fate conto che spawna allo stesso livello dell'Ardesia. Quindi parliamo di coordinate Y in negativo. Cioè le Y non sono quelle tipo quelle così, no? Quelle su e giù. Quindi adesso vi mostrerò un attimino che secondo me qua sotto dovrebbe esserci un bioma di Deep Dark. Adesso andiamo dunque in spettatore, così facciamo prima, vediamo se lo trovo. Guardate, già lì in fondo, già trovato in un nano secondo. Posso scendere attualmente, ho messo anche la night vision, così mi era più facile da trovare. A parte che sono in una zona prevalentemente montuosa, quindi ne abbiamo un pochettino ovunque. Ne abbiamo qui, ne abbiamo qui, ne abbiamo qua in fondo. Ma generalmente scavate sotto le catene montuose e state tranquilli che lo troverete. Ah, tra l'altro poi cosa c'è in questo Deep Dark, questo nuovo bioma? Abbiamo dei blocchi nuovi, ovvero le vene Skulk, vene di Skulk. Abbiamo anche il blocco di Skulk, che è poi uno Skulk classico. Abbiamo il sensore Skulk, ma già questo c'era nelle vecchie versioni di Minecraft. E poi, se lo trovo, il catalizzatore, che lo andiamo a spawnare. Catalizzatore Skulk, eccolo qua, assieme all'urlatore Skulk. Questo bisogna starci lontanissimo per un motivo molto particolare che poi vedremo. La cosa bella di questo blocco che ho in mano, ovvero il catalizzatore Skulk, è che se noi lo otteniamo possiamo avere tutti gli altri blocchi Skulk semplicemente dedicandogli un sacrificio. E ora vi mostrerò anche come. Torniamo su perché non ho voglia di farmi aiuto. Ok, 45.000 piani dal fondo dei lombrichi fino al cielo. Comunque basterà semplicemente mettere per terra il nostro blocco che troviamo nel Deep Dark, andare a prendere un animale a caso, ad esempio una pecora, prendere una spada e scotennarla come un kebab. E guardate, uccidendola daremo in sacrificio la pecora al... Sì, però deve stare qua di fianco, scusate se è spostata troppo. Noi dandola in sacrificio, vedete, al catalizzatore Skulk generemo delle vene di Skulk, come abbiamo visto sotto, e il blocco di Skulk. Da quello che ho capito si può trovare anche l'urlatore, però è più difficile perché io da quando faccio test ho sempre e solo avuto delle vene con dei blocchi. È veramente difficile ottenere quello, o magari si può solamente craftare, ma ho letto su molteplici forum che dicevano si potesse trovare, quindi mi fiderò di loro. Morale, vi piacciono gli Skulk? Fatemi un catalizzatore e non avete più bisogno di andare dentro il Deep Dark, se non per un motivo molto particolare, che nel Deep Dark abbiamo le città antiche, o meglio la città antica, che è una zona sotterranea con addirittura Y in negativo di 50, cioè dobbiamo andare veramente quasi a toccare la bedrock. E questa zona è stramega ricca di tesori, ma super rara da trovare, anche se c'è un piccolo trucco che vi posso spiegare come fare per far prima e non stare a scavare per chilometri e chilometri senza ottenere assolutamente nulla. Il modo migliore per trovare le città antiche è andare dove ci sono le catene montuose e in zone secche. Se troviamo una catena montuosa, ad esempio questa, può andare benissimo, e non c'è di fianco un lago, un mare, stiamo tranquilli che potremo trovare nei suoi fondali una città antica con tutti i tesori, tutto ciò che ne comporta. Quindi un sacco di pendidio che aspetta solo di essere acciuffato. Come catene montuose intendo comunque una cosa del genere, cioè deve essere abbastanza grandicella. Non provate con le colline perché vi giuro perdereste solamente tempo. Noi in questo caso basterà semplicemente metterci in... Ok, spettatore, andiamo di sotto e vediamo se troviamo la nostra città antica. Ma se è tutto quanto corretto dovremmo avere... vedo già là in fondo che c'è un casino micidiale. Forse abbiamo fatto centro la prima. Già là in fondo vedo qualcosa e mi sa proprio di sì. Abbiamo la città antica, esattamente qua sotto. È gigantesca, è enorme e è un problema. Che ci sono gli urlatori Skulk, quelli che vi ho mostrato prima, e quelli richiamano il Warden. Quindi non sarebbe proprio bellissimo fare rumore a fianco a loro. Beh, comunque questa è la città antica del nuovo aggiornamento 1.19 di Minecraft. Abbiamo un sacco di casse che si possono trovare a destra e a sinistra. Basta esplorare tutta la zona per farsi un l'autobottino. Adesso con la fortuna che io non trovo niente, state a vedere, non c'è assolutamente nulla, ma qualcosina dovrei trovare. Eccola qua, la prima cassa l'ho trovata. Ok, quindi abbiamo una cassa, in questo caso dentro abbiamo gambier... Faccia piano, che mi ha fatto prendere un infarto. Abbiamo delle gambiere, in questo caso di diamante. Ne abbiamo due paia addirittura. Guardate anche i bonus, sono ultra pompate. Un libro passo felpato, tra l'altro nuovo incantesimo che possiamo dare alla nostra armatura per renderci più silenziosi. Ma di questo poi ne parleremo più tardi assieme al Warden. Ora fatemi controllare le coordinate, voglio essere sicuro. Fatemi vedere, voglio controllare di essere... Siamo con la Y negativa a meno 44. Io stavo super giù con un meno 52, ma sono sicuro che se adesso scendo andrò a meno 51. Quindi assolutamente non ci siamo sbagliati. Vediamo di non far agitare l'urlatore Skulk, perché potrebbe avvisare il Warden. Perché sì, l'urlatore Skulk è ciò che mette in guardia il Warden, ovvero il sorvegliante, e ce lo fa spawnare in faccia. Perché sì, nel Deep Dark, se noi facciamo un paio di casino e diciamo facciamo svegliare, eccolo, guardate, arriva dai blocchi di Skulk e si genera il Warden. Quindi non è che lo vediamo lontano e possiamo scappare. Questo ci può apparire esattamente sotto i piedi, e non è proprio amichevole, perché qualsiasi mostro lui possa trovare nelle sue vicinanze, che sia una pecora o che sia uno scheletro wither, diciamo che non tratterà come un amico, anzi diciamo che lo farà diventare una salsiccia di pecora. La pecora è più furba di quello che pensassi. Signora pecora,
No, ok, è diventata una costina di abbacchio. Bene, e la cosa più spaventosa è che adesso noi non lo vediamo perché siamo in creativa. Ma se io mi metto in sopravvivenza e lascio che si attivi l'urlatore Skulk, guardate, il tutto diventerà estremamente buio. E lui mi rincorrerà con una voglia di uccidermi incredibile. Adesso spero mi stia lontano, per favore non mi venga addosso. Faccia il bravo, faccia il bravo, faccia il bravo. Bravo, stia lì in fondo, bravissimo. Bene, lui cercherà in tutti i modi di ucciderci con questo alone. Ah, con questo alone d'horror. Ho preso seriamente un infarto. Ho preso un infarto incredibile. Allora, stavo dicendo, l'urlatore Skulk ci metterà attorno un alone nero, non facendoci vedere niente, e lui ci rincorrerà con la stessa voglia con cui la madre ricorre il figlio con il battipanni perché non ha fatto i compiti. Ebbene, adesso molti di voi sapranno che il Warden non ci vede e avverte la nostra presenza solo tramite il nostro movimento, i nostri passi e quei simpatici urlatori Skulk che ci rovinano la festa. Beh, nel caso, come vi ho mostrato prima, c'era un libro particolare con passo felpato, e passo felpato, se aggiunto per esempio, non lo so, a delle gambiere, facciamo così, andiamo a prendere delle gambiere di netherite, va bene, ci darà la possibilità di, adesso me le sono messe senza alcun tipo di motivo, ma va bene, mettiamoci le gambiere, guardate, le abbiamo con passo felpato, e può essere così più difficile per il Warden sentirci camminare, e magari anche l'urlatore Skulk, non lo so perché non ho fatto un test, comunque il Warden è sicuro, l'urlatore è da testare. Poi tra l'altro volevo mostrarvelo, il Warden come appare dai blocchi Skulk, se ne va dagli stessi blocchi, quindi come è uscito da lì ci rientra, e non appena sente un altro rumore ritornerà a farci visita in maniera non proprio cortese. Se prendo un'altra sberla come quella di prima, vi giuro che mi gira la testa per un quarto d'ora. Comunque, le città antiche al centro hanno questa specie di fortezza, e al suo interno troviamo qualcosa di molto particolare. Vediamo se trovo l'entrata, se no ci vado dentro così, buonanotte, fate vedere un attimo, facciamo così, facciamo prima, olè. Andandoci dentro possiamo trovare un sacco di comparatori, leggi, lanterne, cose molto strane e ambigue che possiamo comunque esplorare e cercare di capire a cosa servono, se non per farci arraffare tutto ciò che c'è al suo interno, come fossimo noi stessi dei ladruncoli. Speravo onestamente ci fosse una cassa, però, invece non c'è proprio neanche una cassetta, zero, proprio niente. La fortuna del gatto che viene investito dal SUV. Ma fatto ciò, l'aggiornamento non è finito e quindi torniamo in superficie. Un altro mob sempre disponibile nella 1.19 è l'alleato. Questa fatina, questo esserino, che ci può essere molto utile nelle avventure perché può portare un intero stack di materiali in primis, quindi noi possiamo darglielo in questo modo. E lui ci seguirà con quell'oggetto e sarà come avere una slot inventario extra. Ma non è tutto, perché se vorremmo riprenderci il materiale basterà cliccare con il tasto destro e voilà, riavremo il blocco di netherite. È molto utile anche nel caso noi stiamo lavorando a un'altezza incredibile e ci cade un oggetto, lui ci può dare una mano a recuperarlo. Ora facciamo una prova, prova a lanciare questo e vediamo se lo va a prendere. Fate vedere, vedete, lo raccoglie e verrà a portarmelo. Quindi sblocchiamo in primis un nuovo obiettivo e come seconda cosa non perdiamo l'oggetto, ma anche da altezze come ad esempio lì sopra fino a qua in fondo o proprio dai dirupi. Questo è l'esserino di cui tutti i giocatori di Minecraft essenzialmente hanno bisogno. Ma la domanda è: dove lo possiamo trovare questo esserino? Dove si può acciuffare per far sì che ci segua nelle nostre avventure? Bene, e la risposta è semplicissima: i posti sono due, o nella magione oscura, intrappolato nel caso nella prigione, o negli avamposti pillager, anche lì imprigionato. L'unica cosa brutta è che è difficile trovarlo e non tutte le magioni e avamposti lo possono avere come galeotto, vi dico perché io ho girato almeno 4-5 magioni oscure, non l'ho mai trovato, e anche una decina di avamposti pillager, e solo uno, che ora vi mostro, mi ha dato questo risultato. Quindi partiamo, e guardate, siamo in un avamposto pillager adesso, e abbiamo dentro alle prigioni esattamente loro, gli alleati, ne abbiamo addirittura due qua dentro, sono stato veramente veramente fortunato, e questo è il modo più facile e veloce per trovarli, perché dentro la magione oscura è un po' più complesso. Qua se invece arriviamo nascosti, non ci facciamo vedere, facciamo un buco qua, ci prendiamo l'alleato e scappiamo via, senza ricevere troppe ritorsioni. E tra l'altro, già che siamo all'avamposto pillager, vediamo se possiamo trovare anche un nuovo oggetto aggiunto in quest'ultima versione. Fatemi vedere, no, non c'è, però adesso ve lo mostro, che è il corno delle capre. Il corno delle capre viene aggiunto come strumento musicale e ce n'è uno per ogni tipo di musica. In questo caso vorrei per esempio il canto, proviamo il canto e proviamo il richiamo. Posso suonarli come corni indigeni e... è tipo un sassofono, fa lo stesso suono del sassofono, mentre questo... ok, questo non l'ho capito, ma il suono è veramente molto molto intenso. Allora, devo dire che può essere utilizzato per spaventare gli amici quando stanno costruendo, magari sono impegnati a fare una costruzione, gli andiamo da dietro e... direi che non la prenderebbero troppo bene. Ma corna a parte, questo era il succo dell'aggiornamento 1.19, che se non sbaglio comunque dovrebbe uscire intorno al 7 di giugno, quindi tra pochissimo. Ah, ma comunque non era tutto quello che volevo mostrarvi, perché c'è ancora una cosa che apprezzerà tantissimo chi utilizza Bedrock Edition. Perché finalmente su Bedrock, nelle versioni 1.19, se andiamo a scrivere Game Mode, in questo caso 6, riusciremo finalmente ad avere la modalità spettatore. È una cosa veramente grandiosa, a mio avviso. Unica piccola pecca, adesso torniamo in, eccolo, è che non hanno messo
spesso la velocità quando ci muoviamo in spettatore. Per chi lo utilizza da Java sa che con la rotellina possiamo aumentare la velocità diventando supersonici e riuscendo a raggiungere obiettivi molto più velocemente. Bene, in questo spettatore non possiamo andare, o meglio aumentare la velocità con la rotellina, ma è già un grandissimo inizio e a me va assolutamente benone. Anche perché prima l'unico modo per attraversare i blocchi era essenzialmente distruggerli anche in creativa, e la cosa era super fastidiosa. E quindi niente, questo era tutto quello che devi sapere sulla nuova versione 1.19 di Minecraft, che uscirà, o magari quando guardi questo video è già uscita, nei prossimi giorni. Mi raccomando, fatemi sapere sotto nei commenti la vostra, e se sapete altri segreti fatemi sapere qua sotto nei commenti. Ci vediamo comunque in un prossimo video. Io dunque vi saluto, e che dire, qui The Next è tutto.